Buongiorno. Noi, questa quinta edizione, del convegno How We Can Govern Europe, parliamo fondamentalmente di innovazione, ricerca e di prospettive future. Volevo ragionare con lei delle prospettive attuali, che lei ritiene praticabili. Allora, è evidente che la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica ha sconvolto tutti i settori industriali in questi ultimi anni e questo sconvolgimento continuerà, non si fermerà perché l'innovazione va avanti. La strada che bisogna percorrere a livello delle istituzioni europee è segnata, bisogna investire in ricerca. Una ricerca finalizzata a fare in modo che le aziende europee possano competere sul mercato internazionale e bisogna investire soprattutto in formazione, perché la formazione continua è fondamentale per poter reggere la competizione. Oggi in Europa si investe in ricerca, ma ritengo che si investa più quantitativamente che qualitativamente, nel senso che si tende a distribuire i fondi su troppe tematiche, facendo sì che non ci sia poi una focalizzazione chiara sull'obiettivo a cui si vuole tendere. E per quanto riguarda la formazione, mi riferisco più agli stati nazionali, è fondamentale la formazione, che gli stati si rendano conto che la formazione continua è necessaria, perché il cambiamento radicale che sta avvenendo nell'economia comporta necessariamente nel futuro cambiare più volte tipo di lavoro, e questo si può fare solo se si ha una formazione adeguata. Quindi le imprese devono essere aiutate a trasformare le competenze delle proprie risorse, supportate a trasformare le competenze, perché solo in questo modo il saldo tra le persone che perderanno purtroppo il lavoro perché la loro professionalità non è più ricercata e quelle invece che lo otterranno sarà positivo, altrimenti rischieremo di avere un flesso notevole nell'ambito dell'occupazione, perché i nuovi mestieri hanno bisogno di nuove competenze. Mi dà un bel gancio. Fino a qualche tempo fa si parlava di alternanza scuola-lavoro e di Industria 4.0, due progetti che sembrano però passarsela male o molto male. Allora, ritengo da chi opera in questo settore che sia un errore fermare questi progetti o ridurne l'impatto, perché sono progetti che da un lato finanziano, fanno sì che le imprese che innovano e che investono in innovazione possano ottenere anche un ritorno economico immediato. Dall'altro, con l'alternanza scuola-lavoro, sicuramente da rivedere, si avvicinano i giovani già nell'età scolare al mondo del lavoro, che a mio parere è fondamentale avere in questi anni, perché la differenza per ridurre il gap che esiste tra cosa si insegna a scuola e cosa invece serve per operare nel mondo del lavoro. Quindi io invito chi ha questa possibilità a rivedere questa decisione, perché questi sono investimenti che, diciamo, tracciano la strada del futuro. Fermarli oggi o ridurli ci rende un po' più deboli nella competizione internazionale, e questo, diciamo, può essere un grosso problema che forse non vediamo nell'immediato, ma lo vedremo nei prossimi anni.